Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi video diverso dal solito perché andremo a creare con la resina UV. Si mette a fuoco più o meno. Comunque, oggi andremo a fare queste sagome, diciamo. Questa l'ho realizzata io ricavando lo stampo con il cabochon in metallo. Poi questo, che è in metallo, che dovrebbe essere uno scettro di Sailor Moon, ma non vorrei dire una sciocchezza perché non sono una grande fan. E poi andremo ad aggiustare questa balena che ha un buchino qui, che non è uscito. Facciamo un po' di zoom perché non metta fuoco. Non gli piace. Vedete, c'è un buchino qua dietro. Noi andremo a riempirla con la resina UV e ci aggiungerò anche dei glitter. Allora, inizierei subito dalla balena con un piccolo strato leggero di resina UV, giusto per coprire il buco. Giusto per coprire il buco e poi spargiamo bene, perché ne ho messa un po' troppa, però ormai ne faccio un altro strato leggero. Non è la prima volta che provo la resina UV, diciamo, ho fatto delle prove, non è uscito proprio un granché, però vediamo se stavolta riesco a tirar fuori qualcosa di più carino, spero. Allora, il primo strato dovrebbe essere fatto, diciamo. E che, essendo trasparente, non capisco molto bene, sembra di sì. Comunque vado a scoppiare le bollicine che mi sembra di vedere e poi vado ad asciugare con la torcia UV. Due minuti, diciamo. Se sentite dei rumori è perché ho la finestra aperta, perché dopo due settimane di gelo polare artico finalmente si è visto il sole, sono alzate anche un po' le temperature, quindi inizia a fare un po' più caldino e è giusto per sentire un po' di brezza primaverile, anche se domani piove, però dettagli. Asciughiamo dopo, controlliamo con uno stuzzicadente se si è asciugato abbastanza. Secondo me uscirà un grossissimo fail tutto quanto, però vabbè, sono fiduciosa, dai. Allora vediamo se può andare, sembra di sì, però io non mi fido, quindi aspettiamo ancora un attimino. Non so, no, secondo me è ancora bagnato. Spero non esca un video lungo 3 ore, perché sarebbe una noia. Quindi adesso lo stacchiamo e facciamo l'altro strato di glitter blu, però non so se spargerli direttamente sulla superficie della balena o mischiarli con la resina, però sono dei glitter che mischiandoli non si diventa un casino, però anche mettendoli qui forse è un casino. Quindi primo strato l'abbiamo fatto,
Non so perché è bianco, non lo so, però dopo con la resina glitterata non dovrebbe essere un problema. Secondo me però non è asciutto del tutto. Però facciamo l'altro strato. Allora ne metto. Butto direttamente i glitter su lì. Facciamo questo disastro. Se si spostano un po' in giro, un po' dappertutto. Vedete l'effetto com'è? Già così è molto carino. Speriamo di farcelo adesso. Ci butto sulla resina. Non fare un macello, altrimenti la butto, la metto sulla stagnola e poi un pochino e poi la metto direttamente con una palettina, magari esce una cosa più fatta bene. Facciamo così. Così con molta calma, ecco, questo è un lavoro di precisione, cosa che non è che ho molto, però cerchiamo di essere precisi una volta. Faccio in questo modo, così cade prima, io non devo star lì. E in questo modo andiamo a ricoprire tutta la superficie fino all'orlo. Penso che non cambi niente spargerla direttamente. Allora adesso guardo da vicino perché per vedere se è abbastanza a livello io ci metterei ancora una goccina. Proprio giusto così per livellare il tutto. E direi che dopo possiamo procedere ad asciugarla. Direi di sì. Adesso è abbastanza alto. E asciughiamo. Sbrilluccica tutta. Questa magari la tengo su un po' di più perché è uno strato leggermente più spesso e non vorrei che mi faccia qualche scherzo. Dopo vediamo se dietro risulta ancora opaco, però penso di sì. Andremo a vedere se poi lucidandolo si risolve qualcosa oppure no. Anche perché non so se è colpa del tappetino o
Avrei dovuto usare lo scotch, non lo so. Andiamo a vedere. Il risultato è questo. Per quanto si possa vedere. Dietro sì, è opaco. Dopo proveremo a lucidarlo per vedere se anche dietro si vedono i glitter. È molto carina, non ha niente di speciale, però con questi glitter, un po' traslucida, è bella. Cioè, per essere tra virgolette la mia prima creazione in resina UV, è abbastanza decente, bella forse è un parolone. Così, molto lucida, come vedete. Poi vediamo se riusciamo a fare questo qui. Lo facciamo usando dei pigmenti, quindi dobbiamo mettere direttamente la resina su a stagnola in questo caso e aggiungerci del pigmento. Voglio fare la stella oro. Quindi ci metterò del pigmento oro. È uscito un bell'oro. Oddio, ho bucato il foglio. E andiamo a metterla direttamente all'interno della stella. Direi che la quantità era giusta. Qua dove vedete che è un po' sporca, magari ci passate il dito, però ho un panno comunque sempre con avendo su i guanti. Anche qui scoppiamo la bolla o le bolle varie. Avvicino un po', perché non mette a fuoco. Ok, e andiamo ad asciugare. Poi faremo il resto con il blu, il pigmento turchese. Intanto non la sollevo ancora perché così asciugo anche dopo per bene tutto. Andiamo con il pigmento turchese. Mettiamo la nostra gocciolina di resina. Vediamo se è abbastanza.
è anche leggermente perlato, che non si nota tanto. Andiamo a riempire. Ok, ho sporcato lì, non dovevo. Andare su. Beh, ok, avendolo già asciugato era già, non si è sporcato. Ecco, diciamo che, come ho detto prima, è un lavoro che richiede abbastanza precisione e pazienza, soprattutto. Quindi se non siete pazienti, magari lì mi sembra a posto, qua ne manca un po'. Qua c'è un buco. Ecco, forse sono stata un po' scarsa con il blu, però il risultato mi sta piacendo. Metto ancora un goccino qui. Pochino, giusto per mischiare quello che rimane del colorante. E aggiungercelo dove appunto manca. Ecco, forse un po' più chiaro risulterà. No, forse no. Potrebbe anche andar bene. Forse è troppo lì. Ecco, qua forse ne ho messo addirittura troppo. Vado a togliere un pochino. È che non essendo a livello non ci vedo molto. Ok, direi che possiamo andare ad asciugare. E poi lo andiamo a scoprire insieme. Aspetta che qua così. Poi lo andiamo a scoprire insieme e direi che l'altra forma la facciamo in un altro video perché è veramente durato fin troppo. Mi scuso già in partenza. Cioè in partenza, mi scuso già adesso. Vediamo se può bastare. Allora, si è, come vedete, rimasto nel colore dietro, vuol dire che qua dietro non è asciutto bene, quindi andiamo ad asciugarlo, così anche dietro risulterà asciutto.
Ecco, forse in questi casi è meglio utilizzare lo scotch, perché una volta asciugata la parte davanti si può girare tranquillamente lo scotch e asciugare la parte dietro senza combinare questi guai. La creazione è finita e questa molto carina, anche questa niente di che, però per essere le prime volte queste due sono le creazioni. E niente, io vi lascio, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, anche se è stato un po' alle prime armi, diciamo. Se volete vedere ancora delle creazioni in resina UV, farò altri video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!